Vorrei chiederti come hai passato il periodo del lockdown a marzo, nonostante gli allenamenti, eccetera. Cioè, sei riuscito ad allenarti anche da casa oppure hai dovuto, non so, spostarti da qualche parte? Per noi è stato un po' brutto perché comunque marzo mancavano ancora qualche gara, qualche appuntamento e ce le hanno purtroppo cancellate anche giustamente, però è rimasto un po' l'amaro in bocca anche perché l'ultima non era andata proprio così bene e quindi diciamo che sì, ci ha dato fastidio, però realmente tanto una bella parte della stagione l'avevamo comunque fatta normalmente, quindi ci è andata anche abbastanza bene. E il periodo di solito aprile è abbastanza tranquillo, anche negli altri anni non facciamo grossi allenamenti. Sì, tenersi un po' in forma, certo non stare fermi nel letto tutto il giorno, ovviamente, però insomma non sono grossi allenamenti durante quel periodo. E quando è stato maggio così, non mi ricordo bene se c'era già la possibilità di uscire, ma io ero in quarantena perché mio papà aveva preso il Covid e quindi noi siamo stati a casa un bel po' fino a metà maggio ero proprio bloccato a casa, non potevo neanche andare a fare la spesa, per esempio. E in quel periodo là ero riuscito a prendere il bilanciere con i pesi, insomma, il minimo indispensabile per allenarmi e riuscivo a fare benissimo anche a casa. Poi sono fortunato che il giardino qua sotto casa è bello grande e quindi mi è andata anche abbastanza bene. Beh, dai, sono contento che sei riuscito ad allenarti anche nonostante la situazione. Sì, peccato un po' magari E quest'estate hanno cancellato tutte le gare e fino adesso non abbiamo fatto nessuna competizione, quindi un po' strano, cambia parecchio rispetto agli altri anni, non abbiamo un confronto, non siamo un po' sul chi va là in questo momento. Speriamo che la situazione migliori. cambi, quello speriamo davvero. E quindi noi tutti, anche gli spettatori, probabilmente sappiamo che pratichi la disciplina a salto con gli sci, mi sembra. Ma vorremmo scoprire di più riguardo questa disciplina, se potresti parlarcene illustrando in breve su cosa si basa, quindi come ti alleni e qual è il tuo impegno, insomma. Sì, la mia disciplina comporta, beh, penso un po' lo sappiate tutti, scendere da una rampa bella ripida e prendere il volo su un dente e andare il più lontano possibile. Ovviamente questo deve essere fatto anche stilisticamente bene perché comunque abbiamo anche dei giudici che danno una valutazione, un punteggio in base a quello che noi facciamo. E dopo ci sono ovviamente grossi, tantissimi fattori che non sto qua a elencarvi tutti, c'è il vento, c'è il tipo di tuta, ci sono i materiali, sono veramente tanti, tanti fattori che vanno a compromettere o ad aiutare, diciamo, il salto. Ma direi che la fase, il punto cruciale è proprio il momento dello stacco, quando noi abbiamo concluso di prendere tutta la velocità possibile nella pista di lancio, arriviamo sul dente e dobbiamo, diciamo, allargarci il più possibile e spiccare il volo. Quel momento lì è quello più cruciale
del salto, in cui veramente si decide, non dico quasi tutto, ma gran parte di quello che poi andrai a fare. Certo, certo. E invece una curiosità, a quanti anni hai iniziato a saltare e quindi com'è nata questa tua passione per il salto con gli sci? Beh, io ero molto giovane, avrò avuto sui 6 anni, penso, e niente, prima facevo sempre con Massimino il corso di sci da fondo, e quell'anno avevo già 6 anni così, mi piaceva un po', avevo mio fratello che saltava, quindi un po' di salto già sentivo parlare così. E quell'anno lì, quelli un po' più bravini nello sci di fondo, c'era stato Massimino, mi ricordo, ci aveva chiesto se volevamo provare questo a saltare dal trampolino, e noi abbiamo detto sì, dai, perché no? E da lì è cominciata una passione, abbiamo cominciato trampolini piccolini, sempre, e dopo sempre di più grandi, e da lì siamo arrivati a saltare anche più di 100 metri e più. Ah, dai. Una bella passione. Magari proverei anch'io a saltare un giorno. E potresti dirci quali sono i sacrifici, se ne hai fatti per raggiungere questi livelli? Nel senso, hai dovuto allenarti parecchio per vincere le gare? Hai dovuto seguire qualche dieta? Sì. Sacrifici ce ne sono, perché comunque ok, io adesso ho finito l'anno scorso, proprio anzi a giugno, la scuola, e durante questi 5 anni a CLES mi sono fatto un po' il culo, diciamo, però ne è valsa la pena. Gli allenamenti ormai sono già un 5-6 anni che comunque mi alleno quasi tutti i giorni, e molto spesso anche 2 volte al giorno, magari la mattina e il pomeriggio. Passo molto tempo in palestra, che ormai è diventata, per così dire, la mia seconda casa. E questi non sono veri e propri sacrifici, perché comunque uno lo fa per avere il maggior divertimento dopo. Uno si allena perché comunque è invogliato, dopo sa che se ti sei allenato bene, anche il salto quando andrai al trampolino dopo sarà migliore, e lì è un divertimento assoluto, è un divertimento pazzesco. Una cosa che faccio un po' più fatica, diciamo, è comunque nell'alimentazione, che l'hai nominata anche tu prima, e bisogna dire che sì, ovviamente per volare il più possibile, andare lontano, bisogna anche essere leggeri, e lì purtroppo madre natura non mi ha fatto così leggero, e devo stare abbastanza attento, però è fattibile, diciamo. Dai, bene. E adesso passo la parola a Fabrizio, il mio collega che qua che aspetta, che continuerà l'intervista. Io comunque torno dopo per un breve saluto e passo la parola a Fabrizio. Ok, ciao Giovanni. Ciao. Ciao. Senti, io ti volevo chiedere, è una curiosità, pratichi anche sci di fondo o discesa, insomma qualche altra disciplina oltre al salto con gli sci? A me piacciono veramente tutti gli sport, qualsiasi sport fanno vedere in televisione, io veramente ogni tanto mi perdo a guardare, sono appassionato veramente di tutto. Praticare altri sport, a dire il vero, non tanti, perché come detto anche prima, gli allenamenti così tolgono un po' di tempo. Però quando ho la possibilità, sì, vado a fare sci di fondo, l'inverno anche discesa, mi piace molto.
l'estate comunque mi piace andare anche ogni tanto in bici, fare delle camminate, quello è sempre molto bello, vedere le nostre montagne, è sempre qualcosa di spettacolare. E di altro non saprei cosa dirvi, sono veramente appassionato un po' di tutto, però realmente non abbiamo così tanto tempo a disposizione e poi il mio sport, diciamo, non mi permette proprio di fare qualsiasi tipo di sport. Ad esempio, non posso fare una maratona perché sennò il giorno dopo, se vado al trampolino, mi cado, cioè non avrei le forze per poter fare di tutto. Però quelle 4-5 cose. Mi piace distogliere, diciamo, l'attenzione anche ogni tanto dal salto e perdere un po' di tempo anche a fare del resto. Certo. E poi sappiamo che hai avuto dei grandi successi, ma quali sono per te i più importanti? Potresti elencarci un po' quelli più significativi per te? Oddio, grandi successi direi non ancora, speriamo di averli, di farli. E no, non saprei neanche io cosa dirvi, mi sarebbe piaciuto arrivare qua a dirvi che quest'estate era andato tutto bene, ho fatto dei super salti e invece non posso. E devo tornare all'anno scorso e una vittoria che comunque mi ha dato delle belle soddisfazioni è stato il campionato italiano assoluto dell'anno scorso, in cui sono riuscito a vincerlo per la prima volta e devo dire che inizialmente non me sapevo che era fattibile, era una cosa fattibile, però non me l'aspettavo e devo dire che mi ha dato veramente una bella carica, una bella motivazione per anche tutta la stagione invernale dell'inverno scorso. Altri piazzamenti importanti, devo dire che quest'inverno c'è stata la Coppa del Mondo a Predazzo e sono stato l'unico italiano a qualificarmi e devo dire che è stata comunque una piccola soddisfazione. Ovviamente punto a migliorare, però è stato un piccolo passettino che è stato fatto e che mi ha dato una soddisfazione in più. Ora passiamo un po' alla nostra di passione. Volevamo farti qualche domanda riguardo la musica. Ti piace ascoltare musica? E che musica ascolti? Sì, devo dire che mi piace ascoltare la musica, mi piace parecchio, anche perché passo molto tempo in pulmino per spostarmi da un posto all'altro e di conseguenza devo dire che io non sono un tipo che legge, purtroppo, e quindi molto tempo in furgone lo passo comunque ascoltando musica o anche prima delle gare mi piace ascoltare musica e quindi sì, la musica mi piace, però devo dire che non ho un genere o un cantante preferito, ascolto un po' di tutto e vado un po' a momenti, diciamo. Ad esempio, in questo momento qua ascolto di più, diciamo, musica un po' elettronica, un po' house, però bene o male mi piacciono quasi tutti i generi. Non mi piace molto la trap, ma per il resto ascolto di tutto. Ok. Bene, noi di per sé abbiamo finito le nostre domande che volevamo porti, però se i miei due colleghi o anche tu, se vuoi,
e hai da porci delle domande a noi o qualcosa da aggiungere, se vuoi aggiungere qualcosa che noi non ti abbiamo chiesto, puoi fare tranquillamente. Sì, io volevo chiedervi una cosa. Ad esempio per una live di oggi, che non so quante ore farete, ma non penso moltissimo, insomma, quanto tempo ci avete messo per organizzarla? Quanto lavoro c'è dietro? Allora, devo dire, comincio io, poi passo la parola a Vai, vai, Lorenzo e vai, vai. Mauro, che sì, serve lavoro, nel senso non esagerato, nel senso che non è che passiamo proprio tutti i giorni a organizzarla, però comunque un po' dobbiamo lavorarci su, pensare ai contenuti da portare, a chi intervistare, contattare chi intervistare e niente, poi soprattutto magari ci dice Mauro che è quello che diciamo organizza la parte tecnica, forse lui appunto deve stare deve lavorare di più per una live, quindi quello non so, Mauro probabilmente per le grafiche, tutte quelle cose lì per internet, per quanto riguarda la parte tecnica magari impiega anche molto di più di me, Lorenzo, che facciamo magari quiz e interviste. E ora lui vi dirà se vuoi aggiungere qualcosa, Mauro. Sì, no, niente, che come ha detto Fabrizio, appunto lui e Lorenzo di solito si accordano per il quiz, quindi Esatto. poi noi di solito facciamo tipo 5 domande io, 5 domande Fabrizio, 5 domande Lorenzo, poi mandiamo tutto a una persona che decide di fare il quiz, decide proprio di comporlo e si occupa lui di fare tutta l'impaginazione. Poi per quanto riguarda la parte tecnica, mettere a posto software, dopo anche il controllo della qualità di internet, che è sempre il nostro punto debole, perché purtroppo qua è un mal di sole, ma diciamo proprio qua da dove siamo noi non c'è fibra e quindi internet è quello che è, però. Oggi devo dire che dà delle soddisfazioni perché va bene, quindi ci sta. E poi anche per la parte appunto del computer, che purtroppo per streamare bisogna avere un minimo di potenza proprio per elaborare quello che si manda. E quindi anche qui bisogna vedere un po' i settaggi, bisogna appunto vedere anche la qualità che si raggiunge perché. Non posso mettere una qualità troppo alta se dopo si vede a scatti, quindi bisogna vedere un po' tutti i parametri delle cose e poi appunto vedere un po' l'aspetto grafico che si vedrà poi in diretta, come viene fuori, mettere dei titoli, dei contorni, delle foto, tutto un po' per rendere la cosa un po' carina, un po' omogenea come abbiamo detto prima. E poi conosciamo tutti e tre anche. Bisogna mettersi d'accordo una settimanella prima, quasi due anche, appunto per contattare gli ospiti speciali delle nostre dirette. Perché, come si sa, ma come è giusto, tante persone hanno degli impegni e quindi bisogna vedere anche chi c'è, chi non c'è. Abbiamo degli impegni anche noi, quindi. Bisogna anche vedere gli impegni nostri, gli impegni degli altri e appunto il giorno, perché non si potrebbe fare di mercoledì quando tutti tornano stanchi dal lavoro, si potrebbe fare di sabato, appunto che è un giorno un po' più libero, un po' più, come dire, meno movimentato e appunto cercare nuove comparse per le nostre dirette. E questa volta siamo riusciti ad intervistarti per fortuna, quindi ci fa Sì. veramente piacere. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Allora, buona serata e buona continuazione. Grazie mille altrettanto. Ciao. Grazie altrettanto. Grazie a te per la disponibilità. Niente, ciao, ciao, ciao. Grazie Alla mille, prossima. ciao.